Ehi, benvenuto ad un nuovo video! Gli scienziati stimano che ci siano tra le 1 e le 2 milioni di specie animali sulla Terra. Alcuni di questi animali sono anche più forti degli umani. Oggi ti mostrerò 10 tra gli animali più forti tra le loro razze. Sei nuovo al canale? Assicurati di iscriverti, premi la campanella e lascia anche un mi piace prima di iniziare il video. Numero 10. L'anaconda, conosciuta anche come boa costrittore, è uno dei più famosi serpenti al mondo. Secondo gli scienziati, ci sono 4 diverse specie di anaconda, e tra queste l'anaconda verde è la più grande. Puoi trovare questo serpente nelle zone umide delle foreste pluviali in Nord e Sud America, dove vivono nei ruscelli o nei fiumi. In media, l'anaconda è arrivata ai 3 e 6 metri di lunghezza, ma sono stati trovati anche di 9 metri con un peso di ben 250 kg. L'anaconda non è velenosa, ma può strangolare le prede fino a non farle respirare, per poi mangiarle. Il loro cibo consiste in animali che vivono vicino all'acqua, come i coccodrilli, tartarughe, cinghiali e uccelli. In casi rari, se si sentono in pericolo o affamati, attaccano anche gli umani. Numero 9. Probabilmente non ti aspettavi gli ippopotami in questa lista, ma anche loro sono decisamente pericolosi. Ci sono 2 tipi di ippopotami, l'ippopotamo pigmeo e quello comune, che è anche il mammifero di terra più grande al mondo. Appena entri nel territorio dell'ippopotamo, potrebbe sentirsi in pericolo e attaccarti con la sua potente mandibola. È anche uno degli animali più pericolosi per gli umani in Sudafrica, appena dopo la zanzara e il coccodrillo del Nilo. E non pensare che siano animali lenti, di solito arrivano anche a correre per ben 30 o 40 km all'ora. Non preoccuparti però, di solito vivono vicino ai fiumi o nei laghi del Sahara del Sud. Si riposano in acqua tutto il giorno a causa del caldo, uscendo solo per andare a cercare cibo quando hanno fame. Se ne incontri uno, non dimenticarti di osservarlo dalla distanza. Numero 8. Il Whippet è una razza di cane che non ha origini chiare. Questi cani di solito pesano tra i 7 e i 14 kg. Però c'è un cane che a quanto pare è il più forte al mondo, che si dice abbia anche aiutato l'esercito russo. Wendy, il nome del cane, ha una doppia massa muscolare, che lo fa pesare 2 volte rispetto ad un normale Whippet. Il cane di 27 kg si dice che sia stato anche parte di alcuni studi sulla miostatina negli Stati Uniti, riguardanti la crescita e lo sviluppo muscolare. Il suo proprietario, Ingrid Hansen, dice che Wendy è molto socievole e dolce, che ama correre in giro ed incontrare altri cani. Wendy però si stanca anche facilmente e molto tempo libero lo perde rilassandosi. Nonostante l'apparenza, il cane ha vissuto una vita felice, arrivando a 14 anni, in media con gli altri Whippet. Numero 7. Gli orsi grizzly sono animali molto potenti, che si dice che siano 4 o 5 volte più forti degli umani. Quando un orso grizzly si alza sulle zampe posteriori, arriva addirittura a 3 metri. Alcuni di questi orsi pesano ben 600 kg e usano le loro lunghe unghie di 10 cm per scavare cibo nel terreno. Gli orsi grizzly si trovano soprattutto sulle montagne rocciose in Nord America. Essendo molto intelligenti, spesso si trovano anche ad entrare nelle case delle persone, oltre a rovistare dentro le macchine e nei cestini, alla ricerca di cibo. Se un orso grizzly si sente minacciato, la cosa migliore che tu possa fare è rimanere fermo, visto che correre via non ha senso. Gli orsi, infatti, corrono molto meglio e più velocemente degli umani. Inoltre, hanno anche un morso tra i più forti del mondo animale. Numero 6. L'elefante africano è considerato il più grande e forte animale di terra al mondo. Ad oggi ci sono solo 3 specie di elefanti in esistenza: l'elefante della savana, l'elefante della foresta e quello asiatico. Si stima che gli antenati degli elefanti siano comparsi sulla Terra 35 milioni di anni fa. Gli elefanti moderni sono evoluti dai mammut ben 5 milioni di anni fa. Il WWF afferma che se gli umani non smettono di uccidere questi animali, saranno estinti completamente entro il 2040. L'elefante africano è alto tra i 2,5 e i 4 metri e pesa tra i 2500 e i 7000 kg. Questi elefanti sono così forti che riescono anche ad alzare oggetti 2 volte più pesanti di loro.
Si dice anche che la femmina di elefante mostri un carattere gentile e ci sono anche prove del fatto che piangono i morti. Numero 5. Non potevo certo dimenticarmi del coccodrillo in questa lista. Ci sono 13 specie di coccodrillo al mondo e si trovano soprattutto in Africa, Asia, America e Australia. Il coccodrillo del Nilo e quello di acqua salata sono tra i più forti e pericolosi. La differenza principale tra le due specie è che il coccodrillo del Nilo ha meno squame sul lato. Inoltre, pesano tra i 700 e i 1000 kg, raggiungendo anche i 5 e i 7 metri di lunghezza. Questi rettili sono attivi soprattutto di notte, mentre il giorno prendono il sole aspettando la chance di beccare una preda che passi di lì. Il coccodrillo ha anche il morso più forte nel regno animale, anche se non è il più veloce sulla terra, compensando però in acqua, dove sono 3 volte più veloci di un umano. Numero 4. I gorilla sono i più grandi primati viventi ed appartengono alla famiglia delle scimmie africane. In generale, i gorilla sono tra i 4 e le 9 volte più forti degli umani. Secondo diversi studi, i gorilla camminano sulle zampe posteriori o sulle nocche per tenersi in piedi. Condividono anche il 98,3% del DNA con le persone. Questo si osserva soprattutto nel loro comportamento e nelle loro emozioni. Al momento ci sono 2 tipi diversi di gorilla. Il gorilla dell'est, che vive nelle catene montuose del Congo, Uganda e Ruanda, e il gorilla dell'ovest, che si trova nell'Africa occidentale, nella Nigeria del Sud e nell'Angola. Gli scienziati hanno dimostrato anche che i gorilla sono molto intelligenti. Ad esempio, possono capire la personalità delle persone, oltre a creare ed usare strumenti. Numero 3. Le formiche tagliafoglie sono gli animali più piccoli di questa lista. Gli scienziati dicono che queste formiche riescono anche a sollevare oggetti 50 volte più pesanti di loro. Sono anche ottimi lavoratrici e hanno grosse colonie con milioni di formiche. Un nuovo studio ha dimostrato che queste formiche lavoravano la terra ben 60 milioni di anni fa, mentre gli umani solo da 12.000. Ci sono 3 tipi diversi di formiche nella colonia: le piccole, le grosse e quelle soldato. Il lavoro delle formiche soldato è quello di proteggere l'intera colonia. Le formiche tagliafoglie hanno anche forti mandibole che usano per trasportare oggetti nella loro tana. Successivamente mangiano le foglie e le usano come punto per far crescere certi funghi che usano per cibarsi. Numero 2. Le tigri sono tra i felini più grandi e forti al mondo. Ci sono 9 tipi diversi di tigri, di cui 3 già estinte. Questi predatori abitano soprattutto nelle foreste e nelle praterie del sud-est asiatico, anche se la tigre siberiana vive anche in zone più fredde, come la Russia e il nord-est della Cina. Hanno anche un morso molto potente, riuscendo anche a buttare giù una preda con un solo morso al collo. Oltre a quello, hanno anche canini resistenti con cui lacerare la carne. Non solo, una tigre riesce anche a sollevare oggetti 2 volte il suo peso, mentre si arrampica su un albero. La pelliccia arancione e nera le aiuta anche a mimetizzarsi mentre inseguono le prede tra i 49 e i 65 km orari. Sfortunatamente, le tigri sono anche una specie a rischio estinzione. Numero 1. Al mondo ci sono più di 350.000 specie diverse di scarabei. Di questi insetti ne esistono di ogni tipo e dimensione. 2 tra i più forti sono il coleottero rinoceronte e lo scarabeo stercorario. Il coleottero rinoceronte prende il suo nome dalle corna poste sulla testa. Queste corna sono usate anche per combattere contro i suoi coetanei. Il coleottero riesce anche a sollevare oggetti di ben 1,141 volte il suo peso. Se lo confrontassimo con un umano, sarebbe come sollevare ben 65.000 kg, oppure 6 autobus a doppio piano pieni di persone. Questi insetti però sono anche utili. Ad esempio, aiutano nella rimozione delle scorie, mangiando alberi morti o impollinando piante. Sono anche animali che distruggono i raccolti. Per questo motivo, gli scarabei sono al primo posto tra gli animali più forti. Te lo aspettavi? Fammelo sapere nei commenti. Se il video ti è piaciuto, lascia un bel pollice in su.
Se vuoi vedere altri video che ho fatto, premi uno sullo schermo o vai al mio canale. Grazie per la visualizzazione e ci vediamo ad un prossimo video.